Amore, scusa. Che c'è, bambolina? 50 euro. Ma ti sembra un albanese? Mi hai caricato su da un merdoso marciapiede. Sono Maya. Che è sta mancia? È tutto quello che mi è rimasto. Sono a terra, te l'ho detto. Gli ultimi soldi li ho spesi per il gran finale. Però ho una bottiglia di champagne. Si vada a prendere, dai. Vaffanculo, Marcello. E dai, Maya! Aspetta, perché non rimani a cena? Ti presenti i miei amici. Amici? Tu non hai amici. Avevi solo tossici parassiti che ti hanno scaricato appena sei scomparso dalle copertine. Ok, apprezzo il tuo cinismo, ma ti sbagli. Sono i miei amici storici, dai tempi della scuola, è un sacco che non li vedo. E resta, no? Ci divertiremo. È l'ultima notte al mondo. Maya! Goditi il finale, Marcello. Se domattina tutto questo dovesse continuare, beh, ricorda che sei in tempo a smetterla di essere la merda che tutti conosciamo. Certo che non ci sai proprio fare con le donne, eh? Eddie, che fai? Butti la spazzatura? Qui dentro c'è ogni traccia d'Olivia. Tutto quello che mi ha lasciato. Olivia? La mia ragazza. La mia ex ragazza. Quella moretta con la voglia sul collo. Ci siamo visti un sacco di volte giù per le scale nell'androne. Anche se non ci salutavi. Però l'hai vista. Sì, sì, mi ricordo Olivia, è vero. Adesso sta con un certo David DJ. Su Facebook dice che è contenta. E anche io lo sono. Perché domani quella stronza morirà. Eppure io. Eppure il DJ. Non è così? Sì, sì, sì. Senti, ma perché non vieni da me stasera? Ho organizzato uno psycho party. Una cosa figa, c'è un po' di gente. Così ti distrai, esci dal pozzo, no? Però sono 7 anni che vivi qui e è la prima volta che mi vedi da te. Faccio davvero così pena? Beh, sembri Darfener. Senti, restano poche ore. Ormai è Natale. Vuoi davvero sprecarla a pensare a quella cagnetta? Vieni dentro e beviamoci su, dai. Bevi e smettila di torturarti. Questa è come la criptonite per Superman. Brenda. Ciao. Come stai, Marci? E come sto? Sull'orlo del precipizio. Però ti vedo in forma. Sì, le comunità di recupero sono le nuove beauty farm dello spettacolo. Dov'è il mio attore preferito? Ah, oh, finalmente riesco a vedere la tua tovaglia. Hai capito? Marta, che robetta. Se rinasco metto anch'io a fare il divo strafatto. Allora, come stai, eh? Ti ricordavo più giovane. Gli altri? Devono ancora arrivare. Ma invece tu? Mi dicono che vivi in centro, giri in Maserati. Ti presenti con le bollicine. E con la donna più affascinante del sistema solare accanto. Già. Te la ricordi, sì? Dai, smetti. Guarda, guarda. Insomma, che combini? Sei riuscito a mandare a puttana la tua carriera? Missione compiuta, fratello. Lo spettacolo è finito. Elvis ha appena lasciato il palazzo. Dai, non fare il dannato. Le ragazzine ti adorano. Fai sì, il sesso, la droga, gli arresti. Ti fanno un gioco, no? Certo, io alla tua età starei un po' attento a certi vizi, eh? Ah, è lui il ragazzo che violenti abitualmente, allora? No, lui è Eddie, il mio vicino di casa. Gli hanno spezzato il cuore. L'amore è il castigo per non essere riusciti a rimanere soli. Tranquillo, amico, se ne esce più forte di prima. Aperitivo? Resta a cena con noi. Non mi dire che anche lui è un fanatico della fine del mondo. Spero solo che tutto questo finisca presto. Ma non dovremmo aspettare anche gli altri? Dubito, sarà l'unico della serata. Si rifaranno, no? Alla danza della realtà. Cin. Cin. Marcello, ma due parole su quel caso umano le vogliamo dire? Eh? Chi sei, il suo terapista? Ragazzi, mi sembrava la cosa più giusta da fare. Sto cercando di dare una raddrizzata al mio karma, anche se in extremis, ma... Non so se basterà estinguere i tuoi peccati, però è un bel gesto.
Grazie. Quindi posso considerarla una vera crisi mistica? L'era dell'acquario, l'inversione dei poli. Tu che di colpo ti metti a fare Madre Teresa. Dai, Marcello, ma veramente credi a queste cose? Guardati intorno, guarda. Pensi davvero che tutto questo stia per finire? È solo un trucco. È un trucco per vendere prodotti con sopra il marchio Apocalisse. Ascolta il fruscio delle carte di credito, è Natale. La gente si calpesta per entrare in negozio. Sì, ma potrebbe essere anche una trasformazione radicale dell'umanità in senso spirituale, una nuova presa di coscienza. Eh? Vabbè. Eccoli.